in questa bellissima piazza all'interno del Festival Francescano. Abbiamo un incontro speciale, prove di dialogo, la forza dell'incontro. I nostri ospiti stasera non hanno bisogno di grande presentazione perché sono portatori di una storia importante, conosciuta, controversa. Adriana Faranda, Agnese Moro e il nostro arcivescovo, tra poco cardinale, Don Matteo, che ci racconteranno e ci aiuteranno ad entrare in un percorso molto speciale, porta un nome anche molto impegnativo, che è quello di giustizia riparativa, che ci obbliga a porci da un punto di osservazione, da un punto di vicinanza diverso rispetto alle storie delle persone. Io non aggiungo altro perché desideriamo tutti inoltrarci con tanto rispetto, attenzione e affetto in questo percorso che ha cambiato la loro vita e che speriamo aiuti anche noi a collocarci. Bel applauso per i nostri ospiti. Ecco, io devo soltanto introdurre e poi dare la parola e insieme a voi ascoltare e porci in questo dialogo così profondo, credo indubbiamente così intenso umanamente, penso di poter dire senza nessun compiacimento, con molta serietà di quello che ascolteremo, di quello che è stato vissuto, di quello che abbiamo vissuto, con uno sforzo, quello appunto di parlare e di cercare questa giustizia riparativa, di parlare. Qualcuno dice, ma qui il festival si parla soltanto di dialogo. Certo, il tema è il dialogo, mi sembrerebbe il tema è questo, quindi si parla di dialogo. Si parla di un dialogo come quello a cui parteciperemo, perché credo che c'è una partecipazione veramente di tutti, perché qualche cosa che ci coinvolge, come sempre le cose vere e come sempre qualche cosa di così importante come quello che ascolteremo, sia nelle persone, sia per quello che è il significato che ha avuto per tutto quanto il nostro paese. Io credo che Dio è dialogo, che non c'è contraddizione nel dire ma lui sottolineate il dialogo ma non parlate di Dio, ma Dio è dialogo. E il Festival Francescano ha scelto, a mio parere, con tanta saggezza, perché parliamo poco, perché facciamo il monologo e perché Dio, che non può fare il monologo, si trova con tanti uomini che passano la vita a parlarsi addosso e che sanno così poco parlare con gli altri e che stabiliscono talmente tante condizioni che il dialogo arriva estenuato il giorno in cui finalmente arrivo, non c'ho più niente da dire perché sono talmente stanco che non c'ho più voglia nemmeno di ascoltare. E poi perché il dialogo vuol dire un grande esercizio di ascolto, e in questo credo che quell'uomo grande perché piccolo, che è la San Francesco, che rende gli uomini grandi piccoli e che ai piccoli fa fare delle cose grandi, e che ha creduto tanto nel dialogo. La scelta penso sia stata ricordando gli 800 anni di un dialogo impossibile allora, e qualche volta purtroppo molti lo pensano ancora oggi, tra un cristiano e un musulmano, tra un uomo di Dio che segue Gesù, un uomo che seguiva Maometto, un sultano, e ci andava a parlare. Ecco, proprio per questo credo che in realtà c'ha molto a che vedere con Dio, e credo, sono convinto che ci fa trovare con tanta più consapevolezza il dialogo con Dio e quindi con gli uomini. L'ultima cosa è su questa conversazione, su questo dialogo, che è un po' di più, che non è soltanto una conversazione, e credo che c'è sempre un coinvolgimento
di Agnese Moro e di Adriana Faranda molto personale. C'è sempre qualcosa che li coinvolge in tutta quanta, nelle cose più profonde della loro vita. E in questo credo che dobbiamo avere anche tanta attenzione e tanto rispetto, non fosse altro che per questo. Penso che non sia facile per nessuna delle due dialogare e condividere qualche cosa come quello che certamente ascolteremo. L'ultima cosa è questo discorso della giustizia riparativa che accennava Giampaolo. Se la giustizia non ripara, no? Diventa soltanto, rischia di essere soltanto punitiva. La giustizia riparativa vuol dire che quello che il male rompe può essere riparato e deve essere riparato. E questo è un itinerario non facile, non scontato, ma forse è quello che dà davvero il senso della giustizia. Noi qualche volta sentiamo il discorso della giustizia esattamente al contrario, cioè anche nella semantica qualche volta si dice soltanto basta, li buttiamo là dentro e buttiamo la chiave, se qualcuno ha compiuto qualche cosa niente sconti, dove il problema della giustizia riparativa non sono i sconti, non sono saldi di fine stagioni, ma è anzi essere più forti del male. È quello che ci aiuta sempre e comunque a guardare al futuro, e se non guardiamo al futuro siamo prigionieri del passato. Per questo, a mio parere, quello che ascolteremo ci aiuterà tanto anche a ricomprendere il nostro passato. Oggi c'erano, non so se anche qui per Bologna, tanti ragazzi, tanti giovani che hanno chiesto un'ecologia diversa. Se oltre all'ecologia così importante della terra gli lasciamo un'ecologia, un'aria un po' migliore, penso che senz'altro rispondiamo alla loro vera domanda del futuro, che è loro e anche un po' nostra. Per questo io ringrazio davvero di tutto cuore Agnese e Adriana. Do la parola ad Agnese, non so se perché... No, non è nemmeno in ordine alfabetico, perché hanno detto andiamo in ordine alfabetico, sono tutte e due con la A. Vabbè, l'abbiamo estratta a sorte Adriana e quindi gli tocca. Buonasera, io ringrazio molto per questo invito, per questo incontro che è stato tanto desiderato, sia gentilmente da parte degli organizzatori che anche da parte nostra, e che finalmente oggi si realizza. E credo che grosso modo tutti conosciate la vicenda che ha riguardato la mia famiglia, mio padre, il suo rapimento, l'uccisione delle care persone della sua scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi il 16 marzo. La sua prigionia così dolorosa, anche perché vissuta in un grande abbandono, la sua uccisione, credo che grosso modo le conosciate, quindi non ci dedico del tempo perché poi non ne abbiamo molto. E vorrei parlare di quello che mi è successo dopo, ma facendo un grande salto di tempo, andando dal 1978 alla vigilia di Natale del 2009. Fatevi il conto, sono passati 31 anni a quel momento dalla morte di mio padre, e vi vorrei dire qual era la mia situazione in questa vigilia di Natale, che è stata per me così importante perché lì ho conosciuto una persona e una proposta che mi hanno davvero aiutato nella mia vita.
Dunque, teoricamente io avrei dovuto essere a posto per quanto riguardava la vicenda di mio padre, perché comunque gli esecutori materiali sono stati individuati, sono stati indagati, processati, condannati, hanno subito delle lunghe condanne, sono state in prigione tantissimi anni, salvo qualcuno che è latitante ma non è mai più potuto tornare in Italia, quindi anche quella è una qualche condanna in un certo senso. Quindi io teoricamente dovrei essere a posto, perché tutto quello che la giustizia penale può dare a una persona io l'ho avuto. Per me quello che è stato importante di quei processi, di quelle sentenze, non è quello che è seguito, il carcere, le pene. Io non credo al carcere, non credo alle pene. Non è che se una persona sta 20.000 anni in prigione e soffre io sto meglio, però ha fatto una cosa importante, ha fischiato dei falli. Ha detto: noi nel nostro paese non accettiamo che si faccia politica con le armi, che si faccia politica uccidendo le persone, ferendole, eccetera, eccetera. Questo è importante perché non era così sicuro in quel momento che fosse così, perché per quanto spesso si dica il contrario, la lotta armata è stata appoggiata, sostenuta, promossa da un larghissimo numero di persone, anche di persone molto significative e importanti nel mondo della cultura. Quindi, ok per i falli fischiati, ma le mie ferite sono rimaste uguali, sono rimaste non curate. E il tempo non cura. Si dice il tempo guarisce tutto. Non è vero, il tempo non cura niente e incancrenisce solo le cose, le rende solide, le solidifica, le ferma lì, non gli permette più di evolversi. E in quel periodo precedente, quella vigilia di Natale del 2009, stavo riflettendo su alcune cose. Mi sono resa conto che la mia situazione, quello che io provavo, quello che io sentivo nella vita, era dovuto a queste ferite, a questi anche sentimenti feroci che ho provato: odio, rancore, rabbia, dolore ovviamente, assenza, perdita, disgusto, e che hanno avuto degli effetti. E questi effetti sono durati nel tempo e hanno creato tre cose che hanno, come dire, mutilato la mia vita, non saprei trovare un'altra parola. Una è la dittatura del passato. Il passato è un passato che non passa mai. E non è che io mi ricordo che cosa, mi ricordavo a quel tempo cosa era successo a mio padre. Quello che era successo a mio padre succedeva di nuovo ogni giorno si ricominciava con via Fani, la prigionia, l'abbandono, la morte, tutto quello che ne è seguito. E mi rendevo conto che la mia vita era come attaccata a un elastico, che io potevo andare avanti e crescere, ho fatto tantissime cose nella mia vita, magari non ne so tanti, però ho fatto tante cose, però una parte di me era sempre ferma tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978 e io non sapevo mai se questo elastico mi avrebbe riportato indietro e non sarei più potuta andare avanti, oppure se si sarebbe spezzato e io avrei rotto con una cosa comunque così importante nella mia vita. E questa dittatura del passato, questo fatto che il passato è continuamente lì e ti prende e ti fa vivere come un insetto in una goccia d'ambra. Tu sei chiuso là dentro, da là dentro non puoi uscire, non hai modo di uscire
E stare nella goccia, questa è la seconda cosa che avevo cominciato a capire, non è neutrale, non è che non ha effetto attorno a te, tu stai nella goccia e dici vabbè ci stai tu, chi se ne frega, tutti gli altri stanno bene, non è così, perché la goccia porta con sé silenzio, incapacità di dire le cose, incapacità di sentire che altri possono starti vicino. E non fa male solo a te, fa male anche alle persone alle quali tu mai vorresti che arrivasse questo male. Anche le persone più care, più belle per te. E così ti rendi conto, è la terza cosa, che esiste una catena del male. Cioè che un atto di male, una volta che è stato fatto, non rimane fermo, lavora. Va avanti, colpisce altre persone come un sasso in uno stagno che si allarga e raggiunge tanti altri, che questa catena del male non si ferma da sola e che il tuo silenzio è una forma di complicità con questa possibilità che il male seguiti ad andare avanti. Tu stai nella tua goccia d'ambra e finché stai là dentro quel male non potrà essere fermato. E il male per me era, ed è una cosa molto materiale, una cosa molto importante, quello che io ho imparato in quei 55 giorni di mio padre, che il male esiste, che ha decine di forme, che ti si presenta anche sotto le spoglie di persone che sarebbero, che sono buone, che pensano di far bene, oppure ti si presenta in mille modi. E dentro di me questa idea del male, di un male onnipotente che non puoi fermare, che se la ride di te, dei tuoi sforzi, di quello che fanno le brave persone, è un dolore particolare all'interno di un più generale dolore che è quello della perdita. E io in quel momento della mia vita, 31 anni dopo la morte di mio padre, ero dell'idea di dire basta, non voglio più che tutto questo vada avanti, lo voglio rompere, voglio fare un'altra cosa. E questo basta, questa mi ha consentito di vedere, sto parlando troppo, casomai bacchettami, però con moderazione, insomma, sempre civilmente, ecco. E mi ha permesso di vedere che quella proposta che mi veniva fatta da questo sacerdote gesuita che si chiama Guido Bertagna, che era venuto a Roma per dirmi, per chiedermi se volevo prendere parte ad un lavoro che si stava facendo già a Milano e che si sarebbe fatto anche a Roma, e di creare luoghi in cui le persone colpite dalla stagione del terrorismo e dello stragismo e le persone che l'avevano agita quella stagione potessero incontrarsi e parlarsi. E è una proposta forte, come potete immaginare, io gli ho detto di no perché sapevo che questa cosa mi avrebbe comportato tante cose, temevo di offendere la mia famiglia, di perdere delle amicizie come poi ho perso, e però poi a un certo punto alla fine gli ho detto di sì, perché forse per la sua gentile insistenza o forse perché mi rendevo conto che io una strada per uscire da quella situazione la volevo trovare, perché volevo che la mia vita fosse una vita completa, fosse una vita viva, non una vita mezza viva e mezza morta, o anche un quarto viva e tre quarti morta. Che cosa mi ha dato questa esperienza? Questa esperienza fatta di niente, se volete, cioè fatta di vedersi in un luogo o in più luoghi, i luoghi che sono, come dire, dei luoghi dove c'è il massimo rispetto per tutti, dove c'è la massima riservatezza, dove ognuno può
può dire le sue le cose sicuro che verrà non accettato, ma ascoltato sì. E, un blog fatto appunto di dire e di ascoltare, fatto di silenzi, di tante cose. Quindi non è una cosa complicata, è una cosa difficile, perché è fatta di niente, come tutte le cose fatte di niente sono le più complicate di tutti. Che cosa mi ha dato questa esperienza? Intanto delle vicinanze inaspettate, nel senso che una delle cose che soffrono molto quelli come me, lo dico perché ne conosco tanti, noi siamo stati molto soli. Noi non abbiamo avuto un Don Ciotti che ci abbia preso a cuore, che abbia sofferto insieme con noi. Forse siamo stati considerati forti, capaci, bravi, non lo so. Però siamo stati tanto soli e l'idea che tante persone invece in questa esperienza mettessero la loro intelligenza, il loro tempo, la loro anche emotività al servizio del fatto che noi potessimo parlarci per il semplice piacere e convinzione di vedere che è possibile parlarsi, perché noi abbiamo avuto Padre Guido, abbiamo avuto Claudia Mazzuccato, Adolfo Ceretti che l'hanno aiutato in questo ruolo di gestione di questi momenti di giustizia riparativa, ma abbiamo avuto un grande gruppo di giovani che ci ha seguito, abbiamo avuto persone che hanno lasciato le loro ferie per una settimana l'anno per venire a cucinare a noi, abbiamo avuto intellettuali meravigliosi che ci hanno aiutato a non sbagliare la nostra strada. Per me era una cosa veramente sconcertante, il tutto alla luce di una cosa importante, che non è l'equidistanza tra noi e loro, ma l'equiprossimità, cioè il fatto che loro meravigliosamente siano riusciti a essere vicini agli uni e agli altri e a non tifare, perché in Italia noi tifiamo sempre per qualcuno contro qualcun altro, lì questo non c'è stato. E per me questa è stata una cosa molto importante. Le altre due cose molto importanti sono state ovviamente la possibilità di scoprire quello che Claudia chiama l'altro difficile, l'altro che ti è tanto lontano, un'altra cosa è quella di trovare voce, che sono stata muta per tanto tempo. L'altro difficile, che cosa mi ha colpito di loro? Per me è stato molto difficile inizialmente pensare di incontrarli, perché è una contaminazione, perché devi andare al di là di te, perché devi accettare qualche cosa che è difficile da fare. Però se poi fai sto passo preparato dal modo così garbato con cui Claudia, Guido e Adolfo hanno fatto da spola tra gli uni e gli altri, raccontando a noi cosa dicevano loro, a loro quello che dicevamo noi, e questo è già un modo per toccarsi, perché io accetto di parlare con qualcuno che ha parlato con te. A voi sembrerà una cretinata, è una cosa molto difficile da fare, molto difficile. E quindi poi alla fine quando ti incontri c'è una preparazione, perché tutto questo si può fare se hai tempo, se ci perdi tempo, tantissimo tempo, perché non sono quello che è stato prodotto di male in tanti anni, non lo guarisci con una schicchera. E quindi l'altro difficile è come mi si è presentato. Innanzitutto dei visi. Io avevo in mente ovviamente dei mostri giovani, perché erano stati dei mostri giovani, lo erano stati veramente. E mi stai bacchettando? Non ancora. Ah, vabbè, insomma. Vabbè, insomma, una cosa che si fa. E, una cosa istantanea, diciamo.
invece ti trovi dei visi sui quali c'è una vita, sui quali è passata una vita, e tu vedi anche quanto questa vita sia stata complessa, quanto sia stata difficile, e comunque il tempo è passato, su quei visi vedi quanto tempo è passato, e quindi se è passato tanto tempo, quel passato non può essere oggi, è passato tanto, tanto tempo. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è l'umanità, la loro umanità, un'umanità che non si perde perché l'hai combinata grossa o grossissima. Io quando ho incontrato Franco Bonisoli, tra l'altro è qui c'è Franco, e lui mi ha raccontato che cosa aveva fatto dopo, e mi aveva detto una cosa che mi ha colpito tantissimo, che lui quando era in prigione chiedeva dei permessi per andare a parlare con i professori di suo figlio. Ora io non c'è, se avessi potuto non ci sarei andata neanche legata a parlare con i professori dei miei figli, ed è difficile trovare un padre, eppure questa persona, questo così cattivo, pigliava dei rari preziosi permessi per parlare con i professori di suo figlio. E allora il dubbio diviene, forse non ho capito niente, forse c'ho in mente delle cose sbagliate, perché c'è una differenza tra sono stati e sono. In mezzo non c'è solo del tempo, c'è una vita in mezzo. E quello che loro sono stati non è quello che sono. E questo è stato molto importante. L'altra cosa importantissima per me nell'incontro con l'altro difficile è stato scoprire il loro dolore. Per me il dolore è mio, siamo noi che abbiamo sofferto, non scherziamo. Eppure quando tu hai fatto qualche cosa di sbagliato che non puoi rimediare, perché una volta che una persona è morta, non ritorna. E tu l'hai fatto perché credevi che fosse un atto di giustizia, perché credevi che fosse un atto di amore, perché credevi di fare una cosa buona, e alla fine ti accorgi che hai ucciso delle brave persone. Quel dolore lì è un dolore terribile che uno vorrebbe riuscire a condividere, ma non lo puoi condividere, perché è un dolore che non si può togliere agli altri, però lo si può portare insieme. Questo del portare insieme è un tema molto importante per gli uni e per gli altri. Poi c'è il loro desiderio di incontro e questa grande lezione di vita che loro mi hanno dato, di presentarsi a noi totalmente disarmati. Loro non hanno mai accampato una scusa, ci hanno spiegato tante cose, non hanno mai detto no, ma io non hai capito, cioè loro ci hanno ascoltato, noi avremmo potuto fare qualsiasi cosa e loro l'avrebbero accettata. Questo di disarmarsi per me è diventato un obiettivo di vita, perché sempre in questi dialoghi così complicati mi sono resa conto che se non mi fossi disarmata, cioè lasciando i miei pregiudizi, le mie cose, eccetera, eccetera, io non avrei mai ascoltato nessuno. E ascoltare è molto, molto, molto importante e anche molto complicato. L'altra cosa che ho potuto fare è fare una cosa che nessuno ti permette di fare. La giustizia penale non lo comprende, non gli interessa, è rimproverare. Io l'ho potuto rimproverare e chiedergli conto della cosa che alla fine di tutto è la domanda più importante a cui io desideravo avere una risposta, che non ho avuto, ma ci siamo posti la domanda insieme. Come hai potuto fare questo? Come hai potuto mettere una sveglia, alzarti e dire oggi mi devo sbrigare perché devo andare a ammazzare Tizio? Come hai potuto? Gli effetti per me sono stati molto positivi, nel senso che
per me il passato adesso è passato, è atroce, rimane atroce, rimane terribile, ma è passato, non è più oggi. Quei miei sentimenti così feroci contro di me, perché poi i sentimenti fanno male solo a te, non fanno male alla persona che li ha provocati, e non sono più feroci, sono serena. E non sono serena soltanto nei confronti delle persone che ho conosciuto, con le quali ho parlato, eccetera, eccetera. Sono sereni anche nei confronti di quelli a cui nessuno ha mai fischiato un fallo, ma che tutti noi sappiamo che hanno una responsabilità nella morte di mio padre. E questo è importante, perché i sentimenti feroci ti fanno male. E un'altra cosa molto molto preziosa per me è che io ho potuto avere indietro i miei ricordi. Ok, io da un certo punto in poi mio padre non l'ho avuto più, però prima anche quei ricordi che avevo di lui erano sempre macchiati da questi sentimenti terribili. Quindi vedevo anche una dolce foto di famiglia, lui che mi tiene in braccio, e non era la stessa cosa. Adesso guardo quelle foto e dico: vedi com'era tenero mio padre, vedi che carino, e sono serena. E cosa non cambia? Ovviamente le cose sbagliate rimangono sbagliate, i morti non tornano indietro. Però c'è una cosa importante: se la vita ricresce, e la vita ricresce buona, come mi disse tanti anni fa un bambino molto infelice, se noi possiamo parlarci, riderci, piangere, prenderci in giro, prenderci cura gli uni degli altri, avere un affetto profondo gli uni per gli altri, senza scusare nulla, senza dimenticare niente di quello che è stato, e volerci semplicemente bene, allora secondo me vuol dire che quel male non era poi così onnipotente e che può essere ricacciato indietro, se noi lo vogliamo, e che non ha e non avrà l'ultima parola. Grazie. Nel nostro dialogo vale molto anche il nostro applauso. Penso che faccia un gran bene ad Agnese e anche ad Adriana. E io volevo sottolineare soltanto alcune cose che poi credo che Adriana ci racconterà. La mutilazione della vita e la dittatura del passato, la goccia d'ambra, quelle cose che sono complicate, non sono complicate ma difficili. Quanto è importante? Devo trovare la via per una vita viva, altrimenti resto prigioniera. E una cosa che anche che mi ha colpito, quando Agnese ha parlato, dice: farlo, mi temevo di offendere la mia famiglia, o di perdere qualche amico. Quanto è vero che avviene questo, che pensiamo questo, che ci sembra ingiusto, paradossalmente, qualcosa che invece sappiamo, che intuiamo che ci fa bene. E poi l'altro difficile, questo è sempre vero, l'altro dobbiamo volergli bene per quello che è, dobbiamo cercarlo per quello che è. Non l'equidistanza, ma l'equiprossimità. Mi eserciterei parecchio in questo, tutti quanti, e saper capire il dolore dell'altro, la scoperta dell'umanità dell'altro. Quindi l'altro non è un nemico, non è colui che ha tolto la vita a mio padre, ma è quella persona lì. E la differenza fondamentale tra quello che sono stati e quello che sono, è una differenza fondamentale. L'uomo non è mai il suo peccato, altrimenti l'uomo è quello che è stato. E basta, e non c'è riparazione.
noi usiamo ancora tanto un termine che non si usa tanto, se non per il penale, che è la redenzione. Il nostro redentore è un termine un po' antico, non lo usiamo tanto. Nel penale, quando sono andato alla Dozza, gli ho detto, in fondo è come se uno ci avesse andasse e dice anche il casellario non c'ha più niente. Questa è la redenzione, l'hanno capita benissimo, era molto chiaro. Possiamo portare insieme il dolore e poi infine il presentarsi disarmati, perché altrimenti non avrei ascoltato nessuno. È molto saggio, molto saggio, perché se ci presentiamo armati tutte e due, lei diceva giustamente, non, colpita dal fatto che non ha dovuto confrontarsi con delle giustificazioni, che peraltro uno può pure trovare facilmente, ciascuno di noi si sarebbe messo a trovare tutte le giustificazioni, al contrario disarmati. E credo che quanto è importante questo, perché altrimenti non ascoltiamo nessuno. E poi quella grande domanda, come hai potuto fare questo? Grande domanda, che poi peraltro è una domanda che ci interroga tutti quanti. Oggi sono serena e ha riavuto anche il ricordo, cioè ha riavuto anche il passato. Ecco, questo vuol dire il dialogo e questo vuol dire saper guardare, e questo è proprio il senso, direi, proprio della giustizia riparativa. Davvero grazie tantissimo, Agnese. Ecco, Adriana. Buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per questo invito e questo ascolto che ci state dando. Anche io, come Agnese, evito di parlare dei percorsi precedenti e vorrei puntare l'attenzione soltanto sul dopo, sul perché io ho deciso, scelto in piena libertà, dopo avere finito di scontare la mia pena ed essere tornata una persona libera, di intraprendere questo percorso e questo cammino. Io avevo già avuto in passato degli incontri con dei familiari di persone che erano state vittime delle nostre scelte passate, però erano sempre stati degli incontri individuali, occasionali, limitati nel tempo e soprattutto solitari anche quelli. Quando Guido Bertagna è venuto da me a chiedermi se me la sentivo di fare questo cammino insieme a loro, io ho avuto un momento di grande perplessità, perché era un impegno davvero differente, era un impegno che richiedeva costanza, volontà, che richiedeva anche molta sofferenza e che inevitabilmente riportava paradossalmente in una prima fase il passato al presente ancora una volta. E questo avrebbe potuto fare ancora del male anche ai miei familiari che avevano già sofferto tanto, mia figlia che aveva sofferto la mia assenza, che aveva sofferto la discriminazione anche da parte della società a cui era stata sottoposta in quanto mia figlia, e quindi, come dire, rimettere ancora una volta in discussione tutto. Eppure io sentivo che dovevo chiudere il mio percorso di vita. Ero partita dalla giustizia e alla giustizia dovevo ritornare. Ero partita da una critica delle relazioni umane che vedevo davanti a me e alle relazioni umane dovevo tornare. Era un percorso che dovevo assolutamente fare fino in fondo e chiudere.
E quindi ho scelto, perché una dei presupposti di questo cammino di giustizia riparativa è la libertà di scelta. Si intraprende questo percorso in piena libertà, senza alcun vincolo, ci si può ritrarre in qualunque momento e non si ha alcun beneficio. Questo è molto importante perché molto spesso ci sono delle cose che possono anche essere lette o usate strumentalmente quando ancora si è in carcere. Si può pensare che, per esempio, prendiamo anche semplicemente il perdono per molti benefici di legge, anche se non è vincolante, è molto molto importante, e quindi si snatura completamente e diventa veramente uno strumento che non ha più nulla a che fare con la coscienza individuale, con il rapporto che si ha con l'altro, diventa una formalità. Allora, in questo percorso, perché oltre al dovere chiudere il mio cammino di vita, io ho scelto questa cosa? Io dovevo assolutamente guardare me stessa, dovevo guardare nel volto degli altri, dell'altro che era stato ferito, che era stato irrimediabilmente ferito, dovevo guardare comunque quelle che erano state le conseguenze delle mie scelte, perché è differente guardarle da lontano, anche all'interno di un processo che ci vede sempre parti avverse, che non consente mai un dialogo tra di noi, perché è sempre un rapporto per interposta persona, che è sempre affidato agli avvocati di parte. Cosa significava guardare nel volto dell'altro le conseguenze di quello che io avevo scelto? Noi eravamo partiti dalla giustizia ed eravamo arrivati a compiere la più grande ingiustizia, che è quella del ledere il diritto fondamentale di ogni essere umano, che è quello alla vita. E questo era terribile. È un peso tremendo da portare, è un peso di cui non ci si può liberare in realtà, perché, come diceva Agnese, certe cose sono irrimediabili, non possono più essere sanate. E allora cos'è che mi spingeva ad incontrarla? Mi spingeva anche io avvertivo questo bisogno che anche loro avevano, quello di poter rimproverarci. La riparazione per me era anche questo, poter dare a loro la possibilità di urlarci in viso tutta la loro sofferenza, il dolore, anche l'odio, il disprezzo, tutto quello che avrebbero potuto e voluto fare e dire, perché era giusto così, perché comunque una persona che è stata ferita così atrocemente ha il diritto comunque di dirti quello che ha dentro il cuore, disarmarsi, certo, perché se non sei disarmato, secondo me il dialogo non è possibile. Il dialogo rimane sempre comunque viziato da quello che tu pensi, dai tuoi pregiudizi, dai preconcetti o dalle difese che ergi. Ma davanti a loro io non avevo nessuna difesa da volere o potere mettere in piedi. Non avevo nessun desiderio di difendermi,
perché io volevo un incontro, e l'incontro non si fa attraverso i muri, si fa abbattendoli, si fa buttandoli via, e si fa presentandosi nudi davanti all'altro, perché quella è la tua verità. Nel percorso di giustizia riparativa è fondamentale la sincerità, ed è fondamentale l'accoglienza e il rispetto degli altri. Noi sappiamo perfettamente che in questo nostro percorso noi non siamo riusciti ad avere nessuna memoria condivisa, sarebbe stato impossibile, sarebbe stata pura follia, ma siamo riusciti a realizzare un'altra cosa, a poter mettere in comune, in questo senso condividere, quelle che erano le memorie di ciascuno, a rispettarle, ad accettarle. E questo, vedete, è estremamente importante ed è difficilissimo perché comunque la tentazione di qualunque essere umano è quello di affermare la tua memoria, la tua storia, la tua verità, il tuo pensiero, il tuo percorso, le tue ragioni. Nel nostro dialogo che siamo riusciti ad avere c'era semplicemente una narrazione di quello che noi avevamo vissuto, e l'altro in qualche modo riusciva a farlo suo, con la mente, con l'empatia, col cuore, anche dove non capiva fino in fondo, perché il problema non è capire con l'intelletto, il problema è comprendere, che è tutta un'altra cosa. Comprendere significa abbracciare, significa accogliere, significa accettare che ci sia qualcosa di diverso, che tu anche non capisci, e che però è lì e ha diritto di esserci, di interrogarti. Noi ci siamo detti delle cose difficilissime da dire, noi abbiamo risposto, tentato di rispondere, come diceva Agnese, alle domande fondamentali, forse non ci siamo riusciti, abbiamo tentato di rispondere alle loro domande estremamente dure, estremamente difficili, abbiamo avuto momenti molto molto complicati, carichi di pathos, di emozione, di diffidenza, di rabbia, abbiamo vissuto di tutto, ma quello che ci ha continuati a tenere insieme è stata la volontà, il desiderio di continuare, di riuscire a superare questi ostacoli, perché la potenza del dialogo, la potenza della parola, dell'accoglienza, del rispetto è una potenza incredibile che rimane come portato ineliminabile di questo nostro percorso. È perché da lì che nascono tutte le altre cose. Abbiamo vissuto dei momenti anche di vita in comune, delle settimane insieme in cui pulivamo i corridoi insieme, lavavamo i piatti, apparecchiavamo la tavola, e in quei momenti c'è anche uno spazio per la confidenza improvvisa, la domanda sul come sta la tua famiglia, come stanno i figli, cioè sono momenti di grande conoscenza che va al di là di quelli che erano poi momenti di discussione collettiva in cui si affrontavano delle tematiche ben definite. Noi abbiamo fatto anche una settimana estremamente importante che è stata tutta sul linguaggio, sulle parole, perché noi venivamo da esperienze di vita, da culture, da scelte assolutamente diverse, e davamo alle parole significati diversi.
ma per poter dialogare, poterci capire, non fare proprio il dizionario, il vocabolario dell'altro, ma semplicemente capire cosa l'altro intendeva quando diceva lotta armata o diceva terrorismo, quando diceva odio o quando diceva amore, quando diceva memoria, quando diceva tradizione, quando diceva altri termini che abbiamo analizzato in giornate intere, in cui ci raccontavamo cosa intendevamo ognuno di noi, cosa c'era dietro quel termine, quale storia, quale vita, quale cultura, quali esperienze. E questo è importante perché noi abbiamo imparato a rispettare comunque e a capire cosa intendeva l'altro fino in fondo, a non sentirci feriti da alcune parole, ma semplicemente a comprenderle meglio. Noi penso che in questa esperienza, per esempio, per noi ex appartenenti alla lotta armata, abbiamo fatto delle scelte così, così pesanti e così, così pesanti non solo per noi, perché guardate che queste scelte hanno mutilato anche noi, ci hanno mutilati nel momento della scelta, nell'abbandono dei nostri affetti, ci hanno mutilati dopo, perché chi esercita violenza fa violenza anche su se stesso, ed è come se veramente andasse via sempre una piccola parte anche di te che rimanesse ferita, perché raggiungi dopo la consapevolezza che comunque siamo legati tutti insieme. E quello che noi sentivamo soltanto per metà dell'umanità, questo filo che ci feriva, ci faceva sentire feriti se succedeva qualcosa a Città del Messico o in qualunque altra parte del mondo, riguardava tutti e non soltanto una metà del genere umano. E una cosa per noi, per esempio, molto importante è che la giustizia riparativa è il passaggio da quella che è la colpa, perché tu quando sei in carcere sei un reo, tu hai trasgredito una norma. Il passaggio quindi dalla colpa, dal reato alla responsabilità, che è tutta un'altra faccenda. Cioè la responsabilità non guarda al passato, non c'è qualcosa per cui tu devi aspettare il fine pena e lì hai chiuso i tuoi conti. I conti non li hai chiusi. La responsabilità significa che tu guardi al passato, al presente e al futuro. Responsabilità è avere comunque non soltanto la consapevolezza delle conseguenze che hanno avuto le tue azioni, e questa non credo che ci sia tempo, ma comunque io ho vissuto sia, diciamo, durante la mia vita, nel momento in cui sceglievo di aderire a un'organizzazione come le Brigate Rosse, ovviamente io seguivo non un'etica della responsabilità, ma quella della convinzione, cioè i fini sono giusti e quindi tutti i mezzi, comunque, per raggiungere quel fine che nobilita tutto, sono adatti. E non è così, non è così. E l'etica della responsabilità invece ti insegna a considerare tutto quello che fai anche rispetto al futuro, tutte le conseguenze che le tue scelte hanno sugli altri, sulle altre persone. Una cosa che io ho cominciato a considerare a un certo punto della mia vita, tant'è che mi sono piano piano fermata su quella strada e ho tratto le conseguenze. Ecco, la responsabilità, per esempio, nei confronti di Agnese significa tentare di averne cura, e lei nei miei confronti, e l'ha sempre fatto.
sapere di poter contare su queste persone è una sorta di quasi un miracolo, non so come definirlo. Contare gli uni sugli altri è questa la vera responsabilità che l'altro si prende, avere cura. Ecco, questo è uno dei patrimoni più grandi che mi porto dietro, è passare da questo, appunto dal reato a quello che è il futuro, e quindi dalla colpa alla responsabilità. Io lo ritengo una cosa importantissima, perché precede, deve riuscire a precedere le tue scelte, perché le tue scelte possono essere sempre, il conflitto può essere sempre comunque affrontato attraverso il dialogo, e nel momento in cui si nega il dialogo, che si mette il mattone per tutti quei muri che poi ti impediscono di vedere l'altro, che rimane sempre invece la cosa fondamentale. Ecco, io credo che l'applauso è il nostro intervento, credo che il nostro modo di accompagnare questo itinerario che, come abbiamo detto prima, come tante cose nella vita, non sono complicate ma difficili. Qualche volta noi complichiamo le cose facili, qualche volta scambiamo il fatto di superare delle difficoltà, perché per cui dovremmo fare chissà che cosa, dobbiamo superare delle difficoltà, quelle che hanno descritto in maniera così personale, così profonda, così interiore, così vera, sia Agnese che Adriana. La necessità di chiudere il percorso, quel discorso del passato e del presente, il rischio di essere prigionieri del passato e della dittatura del passato. Non c'è alcun beneficio, diceva Adriana, e questo anche è così importante proprio per una comprensione profonda, perché il problema è capire le conseguenze delle proprie scelte sul volto dell'altro, perché con un interesse e una memoria condivisa, è anche importante questo, ma mettere in comune la memoria di ciascuno, altrimenti se non c'è questo c'è soltanto il muro e la fatica personale, perché appunto in realtà, come hanno detto tutte e due, oggi sono serena, oggi ho trovato qualcuno, ho scoperto l'altro, e mi ha colpito una cosa che non ho sottolineato prima nel discorso di Agnese: ho avuto dietro i miei ricordi, ho avuto dietro il mio passato. Ecco, il problema del linguaggio è anche quanto è importante, questo lo è vero in assoluto, ovviamente, cioè nel dialogo qualche volta proprio il linguaggio dobbiamo ricostruirlo insieme, dobbiamo ritrovarlo insieme, ecco, e poi avere cura, arrivare ad avere cura, tentare di avere cura, capendo il passaggio molto importante, a mio parere, dalla colpa alla responsabilità. Per certi versi questo lo capissimo tutti, non sarebbe niente male. Non è soltanto un problema di Adriana, ma lo capissimo tutti quanti. Capiremo allora anche davvero la colpa, altrimenti si tratta soltanto di risolverla con poco. Scambieremmo, per esempio, questo, ognuno di noi, la misericordia per andare a togliersi qualche problema. Se capiamo la responsabilità, capiamo qualcosa di molto più profondo e capiamo quindi anche la colpa. Due ultime cose. Io ce lo teniamo così, ce lo portiamo nel cuore, credo con davvero tanta, davvero vi ringraziamo del vostro itinerario,
di aver affrontato quella difficoltà e della condivisione di oggi, perché credo che la giustizia, e deve essere la giustizia, ma la vera giustizia è quella che ripara le persone, che ripara la convivenza, quello che è successo, che per certi versi ripara il passato. È vero quello che dice Agnese, certe cose non si possono riparare, però in realtà le avete riparate, avete iniziato a riparare. E quando tu dici, Agnese, io ho ritrovato la bellezza di vedere le foto di mio padre, è qualche cosa che si riconcilia anzitutto anche con noi stessi. Questo significa qualcosa anche nel discorso della giustizia, non c'è dubbio. E l'ultima cosa, che in questo uno degli esempi più chiari, credo, dei riferimenti, è quel tentativo della, in Sudafrica, della Commissione Giustizia e Verità. È stato uno degli esempi più chiari di un tentativo difficilissimo, in cui le vittime parlavano di fronte agli assassini, di fronte a coloro che avevano, che erano stati complici del male, e in questa, quella doveva essere la via di, per una vera giustizia riparativa. Ecco, l'ultima cosa è che il nostro Signore ci chiede di essere tutti quanti noi come padre Guido, di nome, cioè padre Guido è andato a bussare da una parte, è andato a bussare dall'altra, ha ricostruito qualche cosa, ha iniziato, credo anche lui, con probabilmente tanta difficoltà. Siccome noi, molti di noi, credono a un Signore che ci chiede di perdonare, l'itinerario non è mai facile, qualche volta ci stanno quelli, hai perdonato o non hai perdonato? Hai schiacciato il bottone? Dice anche, aggiunge giustamente, l'avevo detto dopo, ma Agnese giustamente, noi abbiamo qualcuno che ci chiede anche non soltanto di perdonare, ma di amare i nostri nemici. E siccome questo Signore non ci chiede qualcosa di impossibile, di talmente complicato, ma certamente difficile, anche perché siamo tutti quanti, com'era la cosa dell'Ambra, nel goccio delle, tutti, tutti quanti, e in fondo davvero la forza della parola di Gesù è quella di restituirci anche a noi stessi e di saper vedere nell'altro comunque il volto del mio altro e non soltanto il nemico. Quando vediamo soltanto il nemico, in realtà restiamo prigionieri del nostro passato. Questa giustizia riparativa è affidata a ognuno di noi. C'è molto odio in giro, c'è molto da riparare, c'è nei nostri rapporti, non dico soltanto con quello con cui, non parlo soltanto da 40 anni, perché 40 anni fa mi ha rubato l'astuccio e non me l'ha mai ridato, parlo dell'astuccio per dire qualcosa che è del nostro passato, ma questa giustizia riparativa è affidata a ognuno di noi e c'è tanto da riparare nella nostra convivenza e nei nostri cuori. Grazie, perché avete fatto credere e vedere che è possibile. Grazie. E che si sta meglio dopo. Io ho visto che quella parola che ha usato Adriana, aver cura dell'altro, in quello che si sono dette, come se lo sono dette, come hanno costruito il percorso per arrivare fin qui, e penso che sia una parola che possiamo aggiungere sotto queste prove di dialogo, aver cura dell'altro, perché ci permette di andare avanti. Grazie a tutti e tre.